Nel mio video passato di FK Under the Hood ho parlato di come poter eseguire file exe su Linux e file lf su Windows. Ho accennato un po' di virtualizzazione, tuttavia nel mio video precedente di FK Vlog ho accennato a Docker e quindi oggi vi parlo di Docker. È vero, non ho parlato approfonditamente di virtualizzazione in questo canale, è vero, l'ho accennato nei miei video precedenti di FK Under the Hood, anche perché penso che video che parlano di virtualizzazione ce ne siano abbastanza su YouTube. Tuttavia, forse c'è una piccola carenza di contenuti che parlano di Docker, quantomeno su YouTube Italia. E quindi, eccoci qua! Sono sicuro che la maggior parte di voi avranno sentito parlare di Docker, ma che cos'è Docker? E quindi sarà questo l'argomento del video di oggi. Docker permette di creare delle macchine virtuali alla fin fine. Tuttavia, sono delle macchine virtuali molto leggere. Se vi ricordate, nel mio video precedente avevo detto che il Windows Subsystem for Linux è una macchina virtuale molto leggera. E vi ho spiegato come riesce ad alleggerire quello che fa una vera macchina virtuale. E ora vi spiego come Docker riesce a eseguire sistemi operativi all'interno di queste macchine virtuali leggere, perché ovviamente per la leggerezza c'è sempre un prezzo da pagare. Però in moltissime circostanze ci sta benissimo. E quindi andiamo a vedere che cos'è Docker. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di Docker. Ma prima di cominciare, vi vorrei ricordare come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e parliamo di Docker. Quelli di voi che hanno mai utilizzato, che ne so, VirtualBox o VMware, sanno che eseguire un sistema operativo all'interno di una macchina virtuale che all'interno di un sistema operativo è molto lento. È molto lento per il semplice motivo che un sistema operativo è un programma molto complesso e poiché il sistema operativo, nella fattispecie il kernel del sistema operativo, ha a comunicare direttamente con l'hardware, quando si crea una macchina virtuale dobbiamo anche virtualizzare l'hardware. Quello che si fa è quello di allocare una porzione di risorse che poi verranno allocate per il sistema operativo che viene eseguito all'interno della macchina virtuale. Questo sistema ci permette un'ampia flessibilità. Possiamo installare una macchina virtuale con Linux all'interno di Windows, possiamo installare FreeBSD, possiamo installare quello che vogliamo noi e alcune macchine virtuali ci permettono addirittura di virtualizzare processori che noi non abbiamo. Ovviamente, qual è il prezzo da pagare? L'efficienza. Prima di passare avanti devo definire una cosa. Il sistema operativo che ospita, diciamo, la macchina virtuale, quindi poi l'altro sistema operativo che verrà eseguito al suo interno, viene chiamato sistema operativo ospitante. Invece, il sistema operativo che sta all'interno della macchina virtuale lo chiameremo sistema operativo ospitato. Perché in inglese si usa host e guest, penso che queste siano le due traduzioni migliori che io vi posso offrire oggi. Benissimo, abbiamo capito che la macchina virtuale ci dà una flessibilità della Madonna, ma ne paghiamo in efficienza. Se io, per esempio, voglio eseguire dei programmi Linux all'interno di una macchina virtuale Linux, posso alleggerire un paio di cose? Certo che lo puoi fare, ma prima di vedere cosa puoi alleggerire, cerchiamo di capire il motivo per cui qualcuno vorrebbe voler eseguire una macchina virtuale Linux all'interno di una macchina virtuale Linux, cioè qual è il motivo di farlo? Beh, i motivi sono tanti. Immaginate che voi volete eseguire dei programmi all'interno di quella che viene chiamata una sandbox, ovvero di un ambiente protetto che, qualora ci fossero dei danni, non intacca il sistema operativo ospitante. Magari che so, state facendo dei test per il vostro sito, mettete un server web, però non sapete se funziona bene, ci sono problemi di sicurezza e tutto quanto, lo mettete dentro una macchina virtuale estremamente leggera, quindi con Linux, all'interno di un sistema operativo ospitante Linux. Se ci sono dei danni, quello che ne piange le conseguenze è solamente l'ambiente virtualizzato. Fine. Ci sono altri milioni di motivi per farlo, per esempio, se vuoi avere un server che su richiesta crea delle macchine virtuali, che non è tanto diverso di quello che fa Amazon Web Service o Microsoft Azure, non devo creare tutta l'infrastruttura di una macchina virtuale, creo, boom, una cosa veloce. Benissimo, adesso vi ho spiegato il motivo per cui serve. Ma come si fa? Dunque, se io devo eseguire una macchina virtuale con Linux all'interno di un sistema operativo ospitante che è Linux,
Allora io posso utilizzare non solo le risorse hardware di quel computer, ma anche alcune risorse software. E in particolare il kernel di Linux. Il kernel di Linux, ovviamente anche quello di macOS e quello di Windows, permette quello di fare la virtualizzazione a livello di sistema operativo. In inglese si dice OS Level Virtualization. Praticamente una porzione del kernel di Linux viene eseguita in parallelo. È praticamente quello che fa Docker. Docker è un sistema di virtualizzazione che sfrutta la virtualizzazione a livello di sistema operativo per far partire delle macchine virtuali estremamente leggere. Quello che fa è la seguente. Sfrutta ovviamente le caratteristiche del kernel del sistema operativo ospitante. Quale in particolare? Non so se voi lo sapete, se non lo sapete, beccatevi questo. I kernel di tutti i sistemi operativi sono divisi in due fasce. La fascia più bassa, che è quella più legata all'hardware, si chiama kernel space. La fascia più alta, che è quella che poi vediamo noi come utenti, si chiama user space. Il kernel space per noi utenti è la zona proibita, noi non ci possiamo mai entrare, perché vengono eseguite tutte le cose che fa il kernel di un sistema operativo. E l'unica cosa che magari noi possiamo avere controllo nel kernel space è quando noi installiamo alcuni driver. Ma noi come utenti, quando noi utilizziamo il sistema operativo, non abbiamo mai accesso diretto al kernel space. Abbiamo sempre accesso diretto allo user space, che è quello che noi vediamo, e quando a noi serve comunicare col kernel space, si usano le chiamate di sistema, in cui io vi ho veramente smaciullato le balle in questi due video. Poiché il kernel di Linux permette di avere più istanze dello user space, nella fattispecie in isolamento, e questa è la cosa più importante, quello che fa Docker è una cosa molto semplice. Esegue un sistema operativo minimale all'interno dello user space isolato che di volta in volta si va a creare. Ora, cosa rende, per esempio, Debian diverso da Ubuntu? Più o meno, il kernel di Linux è sempre quello. Quello che cambia sono il package manager, la shell, magari programmi di sistema che permettono di gestire alcune cose. E quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo confezionare questi programmi all'interno di quelle che vengono chiamate immagini. Quindi quando noi poi abbiamo queste immagini con Docker, Docker sfrutterà una porzione delle risorse del computer che vengono allocate per l'immagine in esecuzione, più il kernel del sistema operativo ospitante. Un'immagine in esecuzione si chiama semplicemente container, che deriva appunto dal container che vedete qua a schermo. E quindi cosa succede quando noi finiamo di eseguire un container? Semplice. Tutto si perde. Un container è un po' come Las Vegas. Tutto quello che ci sta all'interno resta là. E quindi per cosa lo vogliamo utilizzare? Supponete che voi volete distribuire, che ne so, un programma che ha delle dipendenze ben precise, non solo di alcune librerie, ma anche vogliono le versioni precise. Ed è una cosa che si fa molto spesso con programmi sviluppati in Python, che si vuole avere un environment confezionato preciso che in qualunque computer questo possa essere eseguito senza problemi, lo esegui, fai quello che devi fare, chiude e tutto quello che si è fatto viene perso. Come vi ho detto poco fa, a un container noi possiamo associare le risorse del sistema operativo ospitante. E quali risorse noi possiamo mai associare affinché possiamo conservare i file? Cartelle o addirittura dischi interi. Ovviamente hanno il suo rischio e pericolo. E quindi eseguire un container di Docker è molto performante, perché non abbiamo una macchina virtuale, non abbiamo manco un sistema operativo, perché noi utilizziamo il kernel del sistema operativo ospitante ed ha lo stesso overhead di eseguire diversi programmi contemporaneamente. La domanda è: come si creano le immagini di Docker? È una cosa molto complicata. La cosa bella è che esiste un repository che gestisce Docker, in cui noi possiamo trovare immagini per tante e tante cose già belle confezionate. Una cosa che si fa molto spesso è di utilizzare un'immagine di partenza tipo Ubuntu con alcuni programmi che già sono preinstallati e che possiamo trovare in questo repository, e poi tramite quello che si chiama un Docker file iniziamo a installare roba. Ogni comando che viene eseguito per creare un'immagine ha una sorta di ID molto simile a quello che abbiamo quando noi facciamo i commit su Git. Questo perché anche la creazione delle immagini di Docker hanno una sorta di versioning, quindi se facciamo danni possiamo andare indietro. Io finora ho parlato di Docker su Linux, c'è su Windows, come vi dicevo poco fa, sì che c'è. Tuttavia, le immagini per Docker, per Windows, devono essere per Windows. Non possiamo eseguire immagini Linux su Windows e viceversa, perché i kernel sono diversi. Ricordiamoci che i container di Docker usano
il kernel del sistema operativo ospitante e quindi non possiamo mischiare quelle cose. Quindi qualcuno potrebbe dire: come facciamo su Windows a eseguire anche i container di Linux? Io non lo so, però quello che farei io è quello di eseguire Docker all'interno di WSL, cioè Windows Subsystem for Linux. Quindi Docker permette di eseguire i sistemi operativi in maniera leggerissima, però per guadagnare in efficienza paghiamo il prezzo di utilizzare molte delle risorse del sistema operativo ospitante. E quindi non ci dà la stessa flessibilità che c'è da una macchina virtuale che possiamo installare qualunque tipo di sistema operativo, però per molte applicazioni è molto importante. Benissimo, pinguini! Io ho utilizzato Docker. Mi fa venire il mal di testa, però è molto utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e, se volete, vi faccio non un tutorial, perché penso, come ripeto, online si trovano, anche su YouTube si trovano, però se volete qualcosa di specifico fatto su Docker, ci penserò, fatemelo sapere nei commenti e lo farò per voi. E quindi, io vi rimando come al solito agli altri video che porto su questo canale, nella fattispecie quella di FK Under the Hood. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Guido!